Ciao a tutti, eccomi qui. Ho pensato di ideare una nuova serie di video. Adesso vi spiego che cosa ho in mente. Nella mia testa volevo parlare dei miei top preferiti 2016, però ho pensato che sarebbero venuti dei video lunghi quanto Beautiful. E ho pensato invece di differenziarli, di focalizzarmi su pochi prodotti per volta, e però che con questo tipo di video avrei potuto fare felice tutte quelle persone che mi scrivono dicendo: Marta, vediamo che nel tuo bagno hai tutta una serie di prodotti, perché non ci fai vedere quali sono, visto che ne hai così tanti? Ecco che così almeno riesco a farvi vedere, focalizzandomi su classi di prodotti, un po' tutto quello che uso. Ho pensato di dedicare la prima puntata di questi Focus Beauty, li chiamerò, ai detergenti viso e ai tonici, ecco queste due classi, e per dirvi che con detergenti viso e tonici siamo già a buon punto, perché ne ho diversi. Allora, iniziamo subito comunque. Allora, non sono nemmeno tutti quelli che ho, perché in realtà ne ho di più. Però sono attualmente quelli che uso sempre. Voi dite, ne hai così tanti, perché ne hai così tanti? Ma allora, un po' sono magari stati ricevuti, un po' sono stati acquistati. Sono comunque tutti prodotti con cui mi trovo bene, certi li uso da anni e non li cambierei mai. E quindi sì, ne tengo tanti allo stesso tempo insieme. Sono fatta così, che vi devo dire? Allora, da cosa cominciamo? Andando per ordine, cominciamo dai detergenti. Allora, uno dei detergenti viso di cui non potrei mai fare a meno, che credo di utilizzare da quando avevo 26-27 anni, è il famoso sapone non sapone di Clinique, nella versione liquida, c'è anche nel panetto solido. Questo è in particolare è per la pelle oleosa, è un sapone che praticamente oggi dovevano mettersi a picchiare col martello, oggi. È un sapone che negli anni io ho sempre riutilizzato perché la sensazione quando ti sciacqui la pelle dopo averlo usato è che sia veramente pulita, ma proprio pulita in profondità. È veramente pazzesco. Questo fa parte delle tre fasi di Clinique, lo step 1, insomma, è la prima fase. Per anni io ho seguito proprio questo... diciamo questo tipo di cura della mia pelle, quindi per anni io mi passavo prima il sapone, poi il tonico e per finire la Dramatically Different, la crema gialla di Clinique, famosissima, e mi sono sempre trovata benissimo. Secondo me per le pelli giovani è un'ottima cura della pelle, ecco, per iniziare la giornata. Poi altri detergenti con cui mi trovo benissimo sono quelli di Kiehl's. Secondo me i prodotti di Kiehl's sono fantastici e li utilizzo da parecchi anni, direi, sì, da non so, saranno tipo 4 anni che utilizzo i prodotti Kiehl's per il viso. In particolare un classicone è questo, l'Ultra Facial Cleanser, che è il classico detergente liquido per pelli, tutti i tipi di pelle, è delicato. Questo lo trovo fantastico anche con le varie spazzole per la pulizia del viso, dalla Clarisonic a tutte le altre. Ad esempio io ho la bellissima di Imetec, mi ci trovo benissimo. E mi ci trovo bene perché non fa troppa schiuma, quindi è perfetto. Recentemente ho iniziato ad utilizzare anche questo, che è sempre della stessa famiglia, diciamo, di detergenti, perché è sempre l'Ultra Facial Cleanser, ma oil free, è la formula senza oli, che è molto molto leggero ed è adatto a rimuovere l'eccesso di impurità e oleosità del viso, quindi va benissimo per le pelli da normali a miste a oleose, insomma. È buonissimo anche questo, mi ci trovo bene ed è anche questo un prodotto che vi consiglio.
Continuando con i detergenti, allora, uno che mi piace moltissimo è anche questo di Eudermica Lab, questa azienda tutta italiana, anzi tutta sarda, perché sono, l'azienda si trova in Sardegna e proprio della Sardegna, diciamo, fa le basi dei suoi preparati, perché è un'azienda che utilizza un sacco di piante vegetali tipici della terra sarda. Vedi ad esempio l'elicriso, vedi il corbezzolo, insomma, tutto è bello perché appunto è molto legato alla terra, ecco, mi piace molto per questo. Mi trovo benissimo con il detergente, latte detergente delicato viso al corbezzolo in questo caso, e è molto molto buono, fa pochissima schiuma anche questo, quindi top per le vostre spazzole, spazzole viso, e non brucia sugli occhi, io lo uso anche sugli occhi. Ha un profumo delicatissimo, leggerissimo, quasi di rosa, a me sembra di sentire, poi non so se sia giusto o meno. E fantastico anche perché è push push e quindi una cosa che trovo molto comoda nei detergenti. Sempre push push è anche questo detergente, che è un altro che è sempre fisso, insomma, sul mio lavandino. Ecco, tutti questi prodotti che vedete qui sono parte di quella distesa che vedete nelle mie riprese Snapchat, sono sempre lì, insomma, portata di mano, di modo che io possa scegliere di cosa voglia in quel momento. Questo è un prodotto che ho acquistato per curiosità, perché ne parlavano molto bene, è della Alba Botanica, un marchio credo eco-bio, infatti è tutto molto attento, addirittura anche la bottiglia di cui è fatta con 100% materiale riciclato, ed è il facial cleanser, quindi detergente viso hawaiano, Hawaiian. Praticamente dice che è un purificatore dei pori, quindi va proprio a pulire in profondità, apre i pori e li deterge, e è basato sull'enzima dell'ananas, è ipoallergenico, non ha parabeni e 100% ingredienti vegetali, quindi per chi fosse interessato e facesse particolare attenzione a prodotti naturali eco-bio, sicuramente questo detergente di Alba Botanica io ve lo consiglio. Ha un profumo molto buono e fresco, mi piace molto, non secca troppo la pelle, non la tira dopo che l'avete utilizzato, per quanto sia un prodotto che va a pulire in profondità. Lo consiglio per chi ha problemi di punti neri e di impurità, perché è molto molto buono. Credo di averlo acquistato su BB Cream Italia, non vorrei dire, però probabilmente ci sono altri siti di prodotti ecobio che lo vendono, provate a vedere. Comunque cercate chi vende Alba Botanica. Ok, credo di aver parlato di tutti i detergenti. Passiamo alla fase 2, insomma, della detersione del viso. Io dopo detergente passo ad un tonico che utilizzo a seconda del momento della giornata, nel senso che la sera tendo ad utilizzare tonici più delicati, tonici che diciamo rilassino la mia pelle, la facilitino il processo serale, insomma, di riposo, e la preparino la pelle alle creme magari che sono un po' più ricche, che utilizzo la notte. Mentre la mattina spesso cerco dei tonici che siano un po' più energizzanti, che rimettano in moto la mia pelle, la rendano più luminosa, che siano un minimo esfolianti, che appunto l'esfoliazione è uno dei processi che tende appunto a rendere poi la pelle più luminosa in fondo, perché toglie le cellule morte. Questa mano la tagliamo magari, per cercare di muovermi meno, eh? E quindi vi faccio vedere un po' tutti i prodotti. Allora, così come era presente nei detergenti il sapone delle tre fasi di Clinique, anche nei tonici c'è ancora il tonico di Clinique, è un prodotto che non mi faccio mai mancare e quando lo finisco lo ricompro sempre. Anche perché Clinique, se fate attenzione, ha sempre dei cofanetti ad un prezzo vantaggioso, magari di mini taglie, di travel size, oppure ve ne comprate due e la terza ve la regalano, che io quando vedo le offerte li compro sempre perché sono comodissimi e soprattutto perché sono dei miei prodotti che utilizzo da una vita e li conosco, ci sono affezionata, mi fido. Quindi l'ultima volta ho comprato il cofanetto delle fase 4, che è proprio la fase più estrema, direi, dalle pelli da miste oleose. Questo è un tonico piuttosto aggressivo, infatti, si chiama Clarifying Lotion, quindi proprio una lozione chiarificante,
e non è da utilizzare sempre, soprattutto per chi non ha la pelle proprio grassa grassa, e non è il mio caso. Io lo compro, l'ho comprato questo perché è un rimedio fantastico contro le eruzioni cutanee, contro i brufoletti. Quindi io faccio proprio una cura intensiva quando c'è il brufoletto, ci applico sopra magari con un cotton fioc un po' del tonico e questo lo riesce a seccare. L'ho quasi finito. Il numero invece giusto per la mia pelle sarebbe il tonico numero 2, che ha un colore rosino, e quello è un tonico molto più adatto al mio tipo di pelle che non la traumatizza. Però appunto a questo giro avevo preferito comprare questo proprio perché lo trovo perfetto per gli SOS della pelle. È fantastico, provateci anche voi. Allora, andando avanti con i tonici, c'è un'altra accoppiata che è quella di Eudermica, perché se ho il detergente di Eudermica ho anche il tonico e lo ritengo un prodotto molto valido. Questa è l'acqua tonica addolcente viso, è molto delicata, molto piacevole. Anche questa ha un profumino, un profumo non profumo, ecco, li potremmo definire, che però mi ricorda un po' i petali di rosa macerati, ecco, una roba del genere. È arricchito con un mix di fitoestratti e attivi idratanti che garantiscono un intenso effetto addolcente, rinfrescante, lenitivo. Questo è un prodotto che piace molto a me da usare la sera. Sono proprio quelle coccole del viso che sentite che assorbe e ne aveva bisogno, insomma, ecco, ma questo è un altro prodotto fantastico di Eudermica Lab. Poi, rimanendo su addolcenti e coccolosi della sera, sicuramente un altro mio mai più senza che utilizzo da anni, 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 da quando ho scoperto questo fantastico posto, è l'acqua di rose. L'acqua di rose è dell'Officina del Profumo Farmaceutico di Santa Maria Novella. Se non siete mai stati a Firenze, in questa specie di cattedrale dei profumi, ci dovete andare perché è un posto fantastico, stupendo. Molto molto commerciale adesso perché è talmente famoso in tutto il mondo che si vede che è una sorta di fabbrica di soldi, ecco, diciamolo. Però proprio l'edificio in cui è ospitato è fantastico, non so a che periodo risalga, ma ci sono dei marmi che sono veramente favolosi. Tra l'altro non so se vi ricordate, ma una delle scene del bellissimo film con Anthony Hopkins, Hannibal, furono girate proprio all'interno di questo edificio, perché lui, quando era a Firenze, insomma, si recava ad acquistare presso questo posto, insomma, è veramente famosissimo. Questa è un'acqua di rose, ovviamente non è l'acqua di rose della Roberts, che è fatta ancora come una volta, questo profumo intensissimo, fantastico, ovviamente non ha il costo della Roberts per una serie di ovvie ragioni, costicchia ma non costicchia troppo, anche perché poi vi dura veramente tanto. Utilizzo anche questa io la sera, preferisco, perché comunque è delicatissima, rilassa la mia pelle dopo una giornata di stress, è perfetta anche dopo una maschera ad esempio, è ottima e mi trovo veramente bene. C'è un tonico che è una relativa new entry, perché ho iniziato ad utilizzarlo da dicembre, ma mi sta piacendo un sacco, ed è un tonico dedicato agli occhi. È una lozione tonica per occhi di Leeds Earl, che è questo marchio famoso inglese che io amo molto, che anche questo è molto attento e utilizza prodotti naturali. È un'azienda che produce nell'isola di Wight. Fantastico, mi piacerebbe un sacco visitarlo perché già solo il posto è paradisiaco. E di cosa si tratta? Si tratta di un tonico proprio dedicato a questa delicatissima zona del contorno occhi e deterge e rivitalizza la zona, quindi è perfetto tipo la sera dopo che vi siete struccati, vi passate questo prodotto agli occhi che è completamente non oleoso e in qualche modo la rilassa, la rivitalizza, la rende più riposata. Si apre in questo modo, praticamente ha il suo dosatore in alto, ha un profumo non profumo, anche questo non è particolarmente profumato, è fatto con tutta una serie di erbe e con aloe vera, quindi ha proprio questo potere rinfrescante e rilassante,
Questo è portentoso anche perché ci si possono fare degli impacchi agli occhi imbevendo dei dischetti di cotone appoggiandoli sugli occhi 5-10 minuti, ha proprio un effetto di maschera rilassante, rivitalizzante, che attenua le borse. Quindi è veramente un super prodotto che mi sta piacendo un sacco, sicuramente sarà anche un classico del 2017 perché mi trovo veramente veramente bene. Ci sono ancora due tonici, ce la possiamo fare ragazze, però io ho bisogno di avere scelta, è come quando si fa la valigia, no? Quando io faccio la valigia, devo star via 3 giorni, mi porto almeno 5 diversi cambi. Perché io devo avere scelta, devo dire oggi cosa voglio usare. Non posso avere proprio quella cosa e basta, purtroppo sono fatta così. Allora, questo è un altro tonico portentoso ed è il mio tonico del mattino ed è fantastico. È il tonico della Pixi Skin Treats e si chiama Glow Tonic ed è un tonico esfoliante, contiene il 5% di acido glicolico, poi aloe vera e ginseng. Quindi è proprio di quelli che ha un leggerissimo potere sfoliante, come peraltro quelli di Clinique. Anche quelli di Clinique hanno questo leggerissimo potere sfoliante, quindi sono perfetti il mattino, ad esempio. E ha appunto questo, ideale di rivitalizzare la vostra pelle la mattina, praticamente, perché dice che appunto la texture della pelle sembra e appare e sembra più liscia, liscia direi, sto cercando di tradurre, e sfoglia e rimuove la pelle morta, le cellule della pelle morta, sì, rivelando quindi così una pelle più salutare e luminosa. Perfetto, no? Spiegato bene. Allora, è un prodotto che io, trovate ovviamente in UK nei negozi Pixi. A Londra, ad esempio, c'è il negozio monomarca in Carnaby Street, se non sbaglio, che è bellissimo. E io l'avevo trovato online sul sito di ASOS. Non vi so dire se è ancora in vendita o meno, perché sono tutti quei prodotti beauty che loro hanno ogni tanto, ma quando finiscono a magazzino non è che li riprendono di default, tendono a cambiare. Quindi provate a vedere, altrimenti quando andate in vacanza all'estero cercate i prodotti, i negozi Pixi. Ultimo prodotto, ultimo prodotto è un tonico di Kiehl's ed è il tonico per eccellenza di Kiehl's. Fra tutti i vari prodotti di Kiehl's, diciamo detergenti, questo è uno dei più famosi. Sto parlando del tonico alla calendula con appunto proprio estratto di calendula. È un tonico dal color giallognolo che ha tutti i petali della calendula depositati, quindi vedete proprio che sono qui diciamo in al macero quasi del prodotto, e è un tonico senza alcol, fatto proprio con i fiori e l'estratto del fiore, ed è adatto alle pelli da normali a miste. Allora, è un tonico portentoso, anche questo è delicato e non vi so dire bene, nel senso, perché mi piace così tanto. Vi dico solo che questo è un prodotto che usa anche mio marito, che ha la pelle molto molto delicata, in inverno tende a soffrirne parecchio, e questo lo aiuta tantissimo ad equilibrare la sua pelle. Quando lo usate vedete che la vostra pelle sta bene, sta proprio bene. Se è una pelle che tende al misto oleoso non si luciderà. È veramente un prodotto fantastico, lo uso anche questo da 3-4 anni, perché è stata una delle scoperte di Kiehl's che mi hanno proprio preso, e è buonissimo. Anche questo ha un costo non basso, però vale veramente la pena. Devo dire che tutti, un po' sto guardando i vari tonici qui, hanno un certo costo, però sono tutti prodotti di qualità. Bene, vi ho mostrato tutti i prodotti di questo primo focus, quindi dedicato alla cura del viso e in particolare detergenti e tonici. Diciamo, siamo alla fase 1 di cura della pelle.
E ho intenzione di fare tutta una serie di video con dei focus su altre particolari categorie di prodotto, quindi spero che la cosa vi sia interessata, fatemi sapere se vi è piaciuta e se volete che vada avanti con questa serie di video, mi farà molto piacere girarli e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi saluto, vi mando un bacione. Ciao, ciao ciao!